Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha appena annunciato la sua rinuncia alla candidatura del Partito Democratico alle elezioni presidenziali del prossimo novembre. Biden, momentaneamente in quarantena per aver contratto il Covid, è stato recentemente soggetto a pressioni da parte di autorevoli esponenti del suo partito al Congresso di Washington, a seguito di gaffe nel corso di alcuni suoi interventi che hanno messo in dubbio le sue facoltà cognitive. Naturalmente, egli dovrà essere sostituito da un altro candidato democratico e la sua scelta è la vicepresidente in carica, Kamala Harris, anche se quest'ultima dovrà ufficialmente essere approvata dal suo partito al Congresso di Washington. Personalmente, Biden ci è stato sempre simpatico. Ciò che gli si rimprovera, in sintonia con molti osservatori politici, sono le sue decisioni in fatto di non politica interna, ma di politica estera. Lo scempio del ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan e il ruolo assunto nelle guerre in Ucraina e in Israele trovano molti dissenzienti.